Bella B. Bella G. Oggi si parla di mischia. Attenzione, giochiamo a rugby. No, allora, ti piace di più quando nelle ultime battute di un torneo ci sono molti giocatori ancora in contention o quando invece ne rimangono magari solo due molto distaccati poi dal terzo che se la giocano quasi a match play? Oh, bene, ti dirò che io sono dell'idea del match. A me piace molto di più quando sono pochi giocatori che si contendono il torneo, ma non solo il torneo in generale, anche magari l'annata piuttosto che il periodo e quant'altro, pochi ma buoni. Si creano più sfide, più rivalità proprio del personaggio contro personaggio, dello stile di gioco contro stile di gioco. Quando invece iniziano ad essere 3, 4, 5 giocatori a contendersi il titolo, diciamo viene un po' spalmato via l'affetto, più dispersivo. Esatto, un po' più dispersivo la giocata, anche se potenzialmente crea un po' più di suspense su chi cavolo mai potrà andare a vincere questa gara. Io preferisco invece molto di più nelle gare normali, insomma, quelle dove non è un match play, avere più giocatori che possono vincere, per due motivi. Uno, perché spesso quando c'è questo tipo di contention a due non stanno giocando nello stesso team e quindi parte del divertimento di vedere come gestiscono lo stress e proprio il one on one si perde, mentre invece quando ce ne sono tanti è tutto molto più eclettico. Intanto spesso capita che uno finisce prima di tutti gli altri ed è leader in clubhouse. Che ha fatto il girone. E magari ha fatto, esatto, il girone e ha recuperato un sacco, il super runner up. Invece tutti gli altri che sono in campo a quel punto hanno visto qual è il risultato da raggiungere o da battere, raggiungere per andare in playoff o da battere, e quindi si innesca un meccanismo che non è solo tra di loro, ma è anche contro chi appunto ha messo la peak performance. E questo secondo me rende tutto un po' più divertente. Poi, secondo me, un altro fattore è che io non ho degli giocatori che preferisco rispetto ad altri, ma non ho il giocatore che vorrei che vincesse sempre. E quindi di conseguenza, quando c'è una rosa, è più facile che ci sia un giocatore che mi piace, che quindi è quello per cui tifo di più. Però quando capita che i due giocatori che giocano insieme sono anche i due che vanno a contendersi il titolo, si creano dei match storici. C'era il duello al sole, c'è stato di recente Mickelson contro Stenson, e quindi si vanno a creare poi anche situazioni che vengono ricordate nel tempo. Questo succede anche per, diciamo, giocatori che vanno a dominare la stagione. Per esempio, si cercava sempre di trovare l'avversario di Tiger. C'è stato all'inizio. Els, poverino, che è arrivato secondo non so più quante volte. Se non ci fosse stato Tiger, sarebbe forse il giocatore che ha vinto di più al mondo. Sì, ma c'era Tiger. Ma c'era Tiger che è diventato uno dei giocatori che ha vinto di più al mondo. Poi abbiamo Garcia, che era stato soprannominato addirittura la Tigre Bianca per la risposta europea a Tiger, e non ce l'ha fatta. Poi ci sono stati un po' di periodi con Vijay Singh, eccetera. McIlroy, la speranza di poterlo battere, e così via. Quando pochi giocatori sono a livello top, o in questo caso uno, le rivalità a volte vengono proprio cercate. Si cerca qual è il giocatore che può andare in contention con il beniamino del pubblico di quel momento lì. Basta anche pensare al trittico Niklaus Palmer e Gary Player. Certo, però questo secondo me è più una questione mediatica e del fatto che per chi fa di mestiere appunto il media è più semplice veicolare un duello molto serrato tra due personaggi che di solito interpretano anche lo sport del caso, quindi il golf, e lo stile di vita in modo diverso, piuttosto che avere un super mucchione. Ma nella realtà invece a noi giocatori, a me ripeto in particolar modo, quando c'è tanta contention e tante persone che possono arrivare a vincere la gara o ad arrivare primo nella money list di fine anno, è più divertente perché puoi vedere molte più sfaccettature di questo gioco che ne ha già tante di suo. Quindi un solo istrione che sta davanti con qualcuno che gli va appena dietro cercando di batterlo
è tanto mediatico, ma secondo me dopo un po' cioè a me dopo un po' stufa. Che è un po' il concetto della, dell'organizzazione della FedEx Cup, dove si sfidano i giocatori tutto l'anno per accumulare punti ed entrare nelle Final Four, nelle ultime quattro gare più importanti della, del circuito. In quelle quattro gare lì continua a sfidarsi per vedere chi riesce ad accedere alla finale, e nella finale è potenzialmente tutto aperto. Quindi potrebbe anche andare a vincere l'ultimo in classifica con una serie di ovviamente ricalcoli e possibilità, ma la possibilità ce l'ha anche lui, e vincere tutto l'anno, quindi 10 milioni messi in palio. Robetta. Ce li hai 10 milioni? Aspetta un attimo che guardo. No, mi sono caduti là, vabbè, ma li lascio. Ne ho un po' di più, che faccio? Lascio? Ma dammi a me qua. Va bene. E a voi cosa piace di più? Piace di più il mucchione con un sacco di giocatori che possono fino all'ultimo dire la loro e portare a casa il torneo oppure la stagione, oppure il duello al sole, il duello tra due giocatori che la fanno un po' da padrona? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e ci sta!